Ciao a tutti! Allora, questo vlog inizia un po' tardi perché sono le 2 passate del pomeriggio, però stamattina ci ho avuto un botto di cose da fare perché alle 9 mi è venuta l'estetista a casa per fare le unghiette. Questa volta le ho fatte in questo modo, arcobaleno con questi colori qua. L'altra volta l'avevo fatti con altri colori, stavolta con questi colorini qui che mi piacciono tantissimo, con l'abbronzatura risaltano molto. Però alle 9 di mattina, quindi potete capire che io praticamente in casa non ho fatto nulla. Poi ho dovuto sistemare casa, ovviamente. Ho fatto la lavatrice, poi ho cominciato a preparare il pranzo. Abbiamo fatto la pasta fredda oggi, niente di particolare. Poi mi arriva una mia amica che è rappresentante Avon, che mi ha portato delle cose che gli avevo. Ale, sembra che tu in ogni video praticamente fai l'apparizione tipo folletto. Ok. E niente, praticamente mi ha portato delle cose che gli avevo chiesto. Di Avon, adesso ve le faccio vedere se riesco. Ale. Allora, vi poggio un attimino qua. Scusate, la miss da casa, la miss, non la miss, la miss da casa, ma che poi mi piace tantissimo questa collanina qua, che ho trovato tra le varie cose che ho preso a Roma a casa dei miei, e questa che è bellissima, perché è praticamente finissima, veramente finissima. E vabbè, poi i vari bracciali d'oro che mi stanno piacendo tantissimo in quest'estate, praticamente da giugno che ce l'ho addosso. Vabbè, comunque, tornando a noi, vi faccio vedere un attimo quello che mi sono presa di Avon. Allora, ho fatto un regalino a mio marito perché io amo fare regali in generale un po' a tutte le persone che conosco, a cui tengo, logicamente non a tutti tutti, e niente, praticamente mi piace fare dei regalini. Mi piace fare dei regalini alle persone a cui tengo, insomma, e tra cui ovviamente mio marito, cioè lui è l'unico che comunque lavora in casa, è l'unico che ha un guadagno, diciamo, per poter vivere in famiglia. E mi sembra giusto ogni tanto fargli dei regalini. E quindi gli ho preso questi. Ora non so la profumazione perché non l'ho aperti, però insomma, questo è. Sono un profumo da... Quant'è questo? Madonna, manco c'è scritto. 75 ml, e il bagno doccia corpo e capelli da 2,50. Solo che non mi ricordo i prezzi, mi pare sulle 12-13 euro, boh, non mi ricordo, vabbè. Poi per me ho preso questo che pensavo fosse un po' più grande, invece potete notare che è piccolissimo perché sono 30 ml, ed è un profumo che fa parte di una linea di 4 profumi che comprende Capri, Positano, Toscana e Sicilia. Io ho voluto prendere Capri perché ha una profumazione agrumata. Io amo le profumazioni agrumate, specie d'estate. Poi non posso mettere profumi, quindi devo stare anche attenta. Questo infatti non è un eau de parfum, ma un eau de toilette. Poi ho preso, proprio perché mi piace questa accoppiata catena lunga, catena corta, ho voluto prendere questa, che in realtà è tutto insieme, ed è appunto una catena di queste qui lunghe. Aspettate, starebbe così. Allora, uno è questo ciondolo qua a medaglia, poi c'è questa parte a catena proprio grande, e poi c'è questa che ha questo ciondolino piccolo piccolo ed è finissima, e sono tutte e tre insieme. E mi piace tantissimo, è un po' sullo stile che va in quest'estate. Io poi, cioè, penserete che sono matta, ma io seguo la Ferragni su Instagram e tramite lei praticamente vengo a conoscenza di tutte un po' queste tendenze estive. Sto ancora cercando la collana, quella tutta colorata, insomma, quella fatta con le perline piatte,
tutta colorata. E la sto ancora a cercare, ora l'estate è finita, vediamo un po' che riesco a fare. Poi, questo è stato l'acquisto che ha costato di più perché ha costato 25 euro. Questa mi pare che è costata 10 euro e questo 7-8 euro, mi pare, giù di lì. Questa invece è costata 25 euro. È una borsa, questa è scamosciata e questa invece è in pelle, dietro è nera ed è a tracolla. Cercavo da tantissimo una borsa con il leopardato e finalmente me la sono riuscita a prendere. Prima non potevo e quindi adesso appena ho potuto me la sono presa. È particolarmente autunnale, non è estiva. È particolarmente autunnale, non è estiva, però a me piace lo stesso, quindi ora vediamo un attimo, magari non subito subito, però ecco, la metterò spesso. Poi avevo fatto un ordine su Amazon di un'agenda. Perché io non sono mai stata un'assidua delle agende, però mi rendo conto di avere troppe cose a cui pensare. Volevo anche avere un qualcosa che mi permettesse di tenere sott'occhio anche cose personali mie, proprio mie, di me persona, e più anche la questione della lista della spesa, delle cose da mangiare, eccetera. Allora ho preso due agende. Una è questa, che è fatta così a spirale, è di boxcleaverpress.it. Questo è il sito. Io l'ho presa su Amazon, l'ho pagata 15 euro di lì. Praticamente è fatta in questo modo. Vabbè, qui c'è il mio numero di telefono, non ve lo faccio vedere, anche qui altri numeri di telefono. Allora è suddivisa in settimana, ok, con lista della spesa, cose da fare, cose importanti, di planner mensile, che è praticamente fatto in questo modo. Allora c'è sia proprio la facciata fatta in questo modo proprio mensile, in più ci sono delle pagine per scrivere delle note o quello che è, e poi quello che mi interessava di più era questo, che è praticamente una sorta di planner per le spese, per appuntare le spese che vengono fatte. Poi infine c'è anche questa parte che è denominata Natale e vacanze, e questa parte invece ha appunto una prima parte dove ci sono i progetti per Natale con appunto, ecco qua, il budget, i biglietti di Natale, i regali di Natale, e poi c'è la stessa identica cosa fatta per le vacanze. Vedete? Pianificazione vacanze estive. Idee, progetti per il 2021-2022, insomma un po' di cosine. Poi la cosa che mi piaceva tantissimo è che c'è questa che praticamente sarebbe la vecchia agenda dove si mettevano i numeri di telefono, carina la rubrica, e poi c'erano questi che sono degli adesivi che voi potete mettere all'interno dell'agenda con diverse cose, che ne so, bollo auto, dentista, medico, eccetera. E sono messi praticamente in uno scomparto. E questa è l'agenda fatta in questo modo. Poi ho preso un'altra agenda, che è questa qui, che adesso vi faccio vedere. Allora, l'altra agenda in questione è questa, e praticamente viene denominata. Aspettate che la tiro giù, che forse è meglio. Viene denominata, eccolo qua, l'organizza famiglia, si chiama proprio così su Amazon. È praticamente un planning planner, chiamatelo come vi pare, dove c'è questa parte di plastica dove voi potete appuntare i nomi. Vedete, io ci ho appuntato i nomi nostri, e sotto c'è appunto la settimana. C'è la settimana appunto qui ci sta cose da fare, devo dare 50 euro a mezzo, vabbè, e la lista della spesa, ed è fatto così per tutto quanto, vedete? Esattamente così. E anche qui in fondo ci sono gli adesivi più la lista di numeri di telefono utili, tipo pediatra, dentista, eccetera. È praticamente lo speculare dell'agenda, quella piccina,
che vi ho fatto vedere prima. È la stessa identica cosa, solamente che è messa su questo planner da appendere che io ho utilizzato subito in maniera tale che ho tutto sott'occhio, perché altrimenti se voi vedete io ho qui tutto il frigo pieno, vabbè, questa è la tabella delle ricompense per i bambini che riprenderà a settembre con la scuola. Poi ho diversi disegni dei bambini più delle cose qua, delle cose scritte in questo qui che sarebbe il calendario che abbiamo adesso. Insomma, è un po' complicato. Quindi niente, ho voluto fare questi acquisti. Adesso mi metto ad editare un video che voi probabilmente avrete già visto e poi mi guardo Desperate Housewives. Sono quasi alla fine, ragazzi, sono quasi alla fine. Sono alla stagione 7 e sono all'episodio 22. Mi mancano 22, 23, 24 e 25, 4 episodi per finire la stagione 7 e iniziare la 8. Dopodiché ho già altre due serie TV da guardare. Quindi piano piano vediamo un po' tutto quanto. Prima che mi perdo, volevo farvi vedere che fine hanno fatto le mensole che avevo preso all'IKEA, che non mi ricordo neanche se vi avevo fatto vedere. Comunque ho preso queste mensoline qua, che sono quelle che hanno il tassellino qui, che in realtà sono per i quadri, per le fotografie. Io l'ho messo in bagno per mettere tutti i profumi di Samuele e tutti i miei, ovviamente. Ci sono profumi di diversi profumi poi. In realtà profumi profumi ci sono solo questi due e questi due, perché gli altri sono tutti eau de parfum, eau de toilette. Non sono veri e propri profumi perché io sono allergica, però ecco, gli ho voluto dare questa funzione e la stessa cosa ho fatto nel bagno dei bimbi. Ecco qua, nel bagno dei bimbi ho fatto la stessa identica cosa, solamente con le cose loro. Quindi questi sono di Ale, questa è tutta roba di Aurora, profumo di Frozen, spray per il corpo, mani, crema mani, spray disciplinante e lacca, perché la signorina, vuole lo styling dei capelli. Per cena, adesso sono in casa, solo che c'è un po' di vento perché un giro e dentro casa si muore di caldo. C'è sempre il vestito questo perché mi piace tantissimo, che l'avete visto nell'altro video. E ora stavo leggendo questo perché l'ho preso perché c'erano i rossetti di Catrice, c'erano i rossetti di cena. Ho già messo sui fagiolini e stasera facciamo la tinca, che è un pesce prettamente di lago che ha pescato un nostro amico, e quindi niente, quindi facciamo la tinca e basta. Aurora è in punizione perché stavolta, cioè, lasciamo perdere, ha superato proprio il limite, ma ha risposto male. Lasciamo stare. Secondo me l'adolescenza è sempre più vicina, anche se ha 8 anni e basta. Poi guardavo una cosa, che quando lui si comporta bene, Aurora si comporta male, quando Aurora si comporta bene, lui si comporta male, quindi io non c'ho mai un attimo di pace. È vero? E vabbè, adesso mi prendo questa mezz'oretta mentre lui gioca un pochino qua, si è portato un po' di giochi qua sul terrazzo. Questo è il mio terrazzo, vedete? Questo è il gazebo che ho comprato su Mano Mano, ma non vi dico, una cosa, lasciamo stare, bellissimo per carità, perché vedete che c'ha queste foglie così decorate, ma raga, ho trovato un buco in una zanzariera che voi non avete neanche idea, non me lo sostituiscono, dovevano farmi, diciamo, un reso in contanti, ma non mi hanno fatto nulla ancora e mi toccherà riscrivere un'altra volta, però lo volevo troppo il gazebo e ora il prossimo anno bisogna rifare il tavolo perché questo è scomodo.
pochino qua. Mamma, sulla mia sdraio. Mi godo un po' di relax e capo da fare la cena. Buongiorno, allora oggi è il giorno dopo, come al solito mi sono dimenticata di concludere il vlog e niente, io stamattina è giovedì, vado a fare la spesa e poi vediamo come andrà. La catenina che avevo ieri mi ha fatto reazione, ma perché erano tipo 5 giorni che la portavo giorno e notte e quindi io sono allergica al nickel, quindi diciamo che era abbastanza sicuro che mi veniva questa allergia. E niente, volevo farvi vedere il profumino che ho regalato a Samuele, che non ve l'ho fatto vedere ieri, è questo qua. È buonissimo, ragazzi, buonissimo, gli è piaciuto tantissimo, però il furbone non mi aveva detto che questo gli era finito, se no glielo ricompravo, perché anche questo è bellissimo, buonissimo. Comunque vabbè, io ho preso quest'altro, è comunque buono. E niente, io adesso vi saluto e il prossimo video penso che abbiate capito abbastanza facilmente che sarà un video svuota la spesa di Eurospin di nuovo e niente, io vi saluto e al prossimo video, ciao ciao.